Non abbiamo tempo di fare una sosta, mi sembra, e per cui passiamo all'ultima iniziativa, all'ultimo momento, alla conclusione di queste 3 giornate di incontri e del forum. E vorrei chiamare gli scrittori che ci accompagneranno a concludere questa mattinata. Sono Gabriella Curuvilla, Amizia Arati, Mikhail Mircea Butkovan e alcuni di loro, tra l'altro, li conosco personalmente per la prima volta dopo qualche scambio di mail. E Giuseppe Culicchia. Vieni, Gabriele. Manca purtroppo, con grande dispiacere di tutti noi e sicuramente anche di voi che ci ascoltate, manca Hijab Ashego, che è letteralmente crollata, proprio è caduta alla stazione Termini di Roma ieri perché aveva la febbre, un'influenza altissima, ha cercato di venire, aveva preparato il suo intervento, ci teneva molto e purtroppo si è sentita male, quindi ha dovuto tornare a casa. Speriamo che oggi stia meglio. Gabriella mi ha detto che sta un po' meglio, ma ovviamente non ha potuto venire. Mi dispiace molto anche perché Hijaba era un po' il tramite anche dell'ultima esperienza a cui abbiamo assistito, quella di Asinitas, e questo discorso, questa chiacchierata che faremo insieme con gli scrittori che sono qui oggi, perché ha collaborato molto con Asinitas, ha fatto esperienze di raccolta di memoria migrante, del cerchio narrativo, di altre cose appunto che leggerete sul sito di Asinitas e in altre occasioni, e quindi ci avrebbe aiutato, ma riusciremo sicuramente a toccare anche questi discorsi e questi temi insieme stamattina. Mi sembra che sia una buona conclusione quella con gli scrittori, perché in un certo senso, cioè perché gli scrittori stanno poi all'origine di tutta questa filiera del libro e della scrittura e della lettura che abbiamo affrontato in questi giorni. Sono anche quelli che, scrivendo di letteratura, cioè di narrativa e di poesia, abbiamo qui anche un autore che scrive poesia, non solo narrativa e romanzi come Mikhail, hanno un rapporto molto creativo con la lingua, ovviamente, e sono anche quelli che all'interno di una comunità riescono nello stesso tempo a essere profondamente singolari, originali e legati proprio all'individualità della persona, della scrittura, del proprio stile, e anche però a interpretare molto bene i movimenti e i sommovimenti complessivi, generali di un'epoca, di un paese, di una comunità nella quale si trovano. Quindi il rapporto fra lingua e comunità, analizzato dal loro punto di vista e parlandone con loro, sarà particolarmente interessante. La questione che toccavano anche gli interventi di stamattina, cioè quello della creazione di un nuovo immaginario sociale, lo diceva appunto l'editrice di Sinnos, ne parlava anche Marco, è proprio quello che in un certo senso è il lavoro sul quale si muove, il terreno sul quale si muovono questi scrittori. Appunto, raccontano un'unicità e poi nello stesso tempo lavorano molto, stimolano, incoraggiano questo immaginario sociale e sfuggono a qualsiasi etichetta. Anche in questi giorni abbiamo visto come qualsiasi etichetta, la narrativa migrante, i fenomeni migratori, eccetera, siano in realtà poi qualcosa che non possiamo strettamente etichettare, anche se ci sono dei fenomeni in un certo senso che possiamo vedere, individuare, che possiamo trattare in qualche modo. Per esempio, è chiaro che di letteratura migrante, con tutti i limiti che questa etichetta ha, si parla oggi in Italia, mentre 20-25 anni fa, quando si è scoperto le narrative altre, quelle extraeuropee, le esperienze, le storie che venivano da fuori, dai confini italiani o anche europei, abbiamo cominciato a pubblicarli. Astrea è stata una collana, Zanzibar, altri editori e via via, poi un fenomeno molto grande. Però gli lettori italiani erano abituati a guardare a questa letteratura come qualcosa ancora di lontano dall'esperienza italiana diretta, qualcosa che era un po' sotto la chiave dell'esotismo. Si parlava, uno dei libri appunto che ricordo bene per averlo pubblicato in Astrea, era quello di Assia Gebbar, Donne d'Algeri nei loro appartamenti, che parlava appunto dell'esperienza della Francia e dell'Algeria, dell'intreccio fra la storia coloniale della Francia e i nuovi soggetti che si presentavano sulla scena, cioè le donne e gli uomini algerini e la loro scrittura. Invece oggi le donne d'Algeri, per usare una metafora, sono nei nostri appartamenti, vivono
nella nostra società con noi in maniere più o meno risolte, anzi poco risolte ancora, però fanno parte della nostra esperienza. Quindi da un certo punto di vista questa categoria dell'esotismo non regge, fortunatamente non è più questa chiave, non è più quella, anche se poi forse ci sono sempre, come dire, rischi, fenomeni di mercato, strutture, ne parleremo proprio con loro. Io ve li presento rapidamente, vi presento, come dire, la loro esperienza, brevissimamente alcune parole sul piano biografico, proprio per farvi vedere come sono differenti anche le loro esperienze, le loro provenienze e la loro scrittura. Per esempio, nel caso di Gabriella Curuvilla, ma anche di Giaba Scego, che spero di nominare spesso oggi per compensare la sua assenza, non possiamo dire che sono delle migranti, sono nate entrambe in Italia. Gabriella è nata a Milano, sua madre è italiana, suo padre è indiano. Gabriella ha studiato a Milano, si è laureata in architettura, ha lavorato, ha come dire, molti talenti perché è architetto, è giornalista, è artista, pittrice e anche scrittrice. Questa, tra l'altro, questa polivalenza, questi talenti e questi tanti mestieri sono qualcosa che accomuna tutti gli scrittori, e ne riparleremo caso per caso. A volte si fa di necessità virtù, nel senso che poi si devono fare tanti mestieri per sbarcare il lunario, ma anche perché i talenti appunto sono molti e messi tutti in gioco. Gabriella ha pubblicato un primo libro con uno pseudonimo, Viola Chandra, e si chiama Media Chiara e Noccioline, dico sempre Birra Chiara e Noccioline, Media Chiara e Noccioline. Poi ha pubblicato due racconti molto riusciti nell'antologia Pecore Nere, pubblicata dalla Terza, dove anche Giaba ha due racconti. E poi ha pubblicato invece un libro di racconti che si chiama La vita dolcezza, pubblicato da Baldini e Castoldi nel 2008. Hamid, che è qui con noi, invece, per esempio, è nato a Teheran, quindi nel suo caso la provenienza è fuori dai confini italiani, però è arrivato molto giovane in Italia, a Torino, ha studiato al liceo a Torino e poi si è laureato sempre all'Università di Torino in ingegneria. Anche qui poliedrico, perché la laurea in ingegneria e poi una specializzazione in meccanica applicata non gli hanno impedito poi di studiare, di fare un corso o più corsi, non lo so, ce lo dirà lui, alla scuola Holden di scrittura creativa a Torino e poi di pubblicare un primo romanzo che ha avuto successo immediato e molti premi, si chiama Salam Maman, li trovate tra l'altro, i libri di questi autori sono tutti lì, Salam Maman, pubblicato da Einaudi nel 2006, e poi un recentissimo, proprio quest'anno, nuovo romanzo, Il meccanico delle rose, pubblicato con Einaudi, anche questo. E ne parleremo perché c'è un'evoluzione anche interessante nei tuoi due romanzi, anche se i temi sono anche affini. Veniamo a Mircea, Mihail Mircea Butkovan, che è nato invece a Oradea, dico giusto? Sì, Oradea, nel 69. È nato, Oradea è un paese, è una cittadina, un paese della Transilvania, e immagino quante battute avranno fatto sulla tua provenienza transilvanica, sui vampiri, dai vampiri a Rocky Horror, immagino ci abbiano messo tutte queste. Però dal 91 Mihai è in Italia, vive a Sesto San Giovanni e lavora a Milano, e il suo lavoro è legato diciamo, un educatore professionale, a un operatore nel campo delle tossicodipendenze e dell'intercultura. Vi dicevo che è anche poeta, ha pubblicato diverse raccolte, diverse poesie, e in una raccolta, questa di Borgo Farfalla, che è uscita per Extra nel 2006, ha vinto la 12ª edizione di questo premio Extra. E poi ha pubblicato un romanzo, si chiama Allunaggio di un immigrato innamorato, con Besa nel 2006. Besa ha fatto un lavoro molto ampio di diffusione, di pubblicazione di voci migranti. Nel 2009 invece hai pubblicato un'altra raccolta di poesie e di immagini con un titolo stimolante che si chiama Dal comunismo al consumismo, e viene definito un foto safari poetico, quindi anche in questo c'è un'unione appunto di diverse, come dire, spunti di creatività, fotografia e poesia.
Anche Mihai, come Gabriella, come Ijaba, collaborano tutti a molte riviste e settimanali, giornali, Il Manifesto, altre riviste, per cui la loro attività è anche aperta a questo. E infine abbiamo con noi Giuseppe Culicchia, che è nato a Torino. Sono sicura che anche nell'esperienza di Giuseppe o nella sua famiglia ci sarà qualche storia di migrazione, o comunque forse, Sì, non lo perché so. mi chiamo Baldasso, Infatti, questo c'è qualcosa. Giuseppe, abbiamo voluto che fosse con noi Giuseppe anche perché da parte degli scrittori che abbiamo invitato c'era una richiesta, una proposta di non chiuderci in una limitazione, in un ghetto, diciamo, anche in una nicchia, chiamiamola nicchia, che è quello appunto etichettata come la narrativa migrante o le storie di provenienza straniera. E il motivo per cui abbiamo scelto Giuseppe sta proprio nella sua scrittura, nei suoi romanzi, cioè da Tutti giù per terra che ha pubblicato nel 1994, che appunto è stato anche premiato immediatamente all'uscita e poi ne è stato tratto un film abbastanza ancora noto, che con lo stesso titolo, Tutti giù per terra, con la regia di Davide Ferrario, cioè da quel primo libro fin per arrivare attraverso molti altri romanzi e libri ai due più recenti, che sono Brucia la città di Mondadori, che è appena uscito quest'anno, ma anche alla riedizione dal 2005, poi una riedizione nuova in questo 2009 del libro Torino è casa mia, pubblicato dalla Terza. Giuseppe ha sempre affrontato la trasformazione sociale, culturale e linguistica di una città, di un paese come l'Italia, in particolare di una città come Torino, diciamo, di una metropoli già, o comunque di una città che ha vissuto varie fasi, vari processi di migrazione, e soprattutto quelli stranieri. Giuseppe ci aveva detto di sentirsi un po', come dire, aveva usato il termine, un po' un pesce fuor d'acqua rispetto a quest'ambito degli scrittori cosiddetti migranti o stranieri o d'origine straniera. Invece io non credo che questo sia tale. Ci aveva chiesto anche di piuttosto che parlare o intervenire, di leggere qualcosa dai suoi romanzi. Quindi, da questo punto di vista, potremmo anche cominciare, se credi, con la lettura di un brano da Tutti giù per terra, perché mi sembra che dia bene, diciamo, la sensazione di quello che era appunto questa percezione più esotica, più distante, più lontana di una serie di persone, di popolazioni, di flussi migratori che arrivavano in una città come Torino e tutte le reazioni fra lo spavento, la curiosità, l'accoglienza, il rifiuto che si potevano creare. C'è un passaggio di cui abbiamo parlato insieme, se ce lo leggi.